Ma voi, se abitaste a Foggia, cosa fareste? Ma voi, se abitaste a Foggia, che cosa fareste? È questa la domanda che Gaetano Pecoraro ha rivolto al pubblico televisivo Mediaset in una puntata delle Iene dello scorso 13 febbraio. Una puntata dal titolo A Foggia, città in guerra dove regna la quarta mafia. Già, voi, se abitaste a Foggia, che cosa fareste? Questa domanda ci è rimasta addosso e quindi vogliamo provare a rispondere. Noi che abitiamo a Foggia, che cosa faremmo? Anzi, che cosa facciamo? E alcuni di noi, chi sono? Io abito a Foggia e sono il rettore dell'Università di Foggia. 11.000 studenti che con la loro creatività, con il talento, la competenza stanno quotidianamente trasformando questo territorio. Siamo qui da 20 anni, abbiamo 6 dipartimenti, un policlinico straordinario e pensiamo di poter fare molto per questo territorio. Io sono Alessandro e se io fossi di Foggia farei le stesse cose che farei altrove. Cercherei di raccontare le storie che mi circondano con rispetto ed obiettività, senza cadere nella tentazione del sensazionalismo. Cercherei di far suonare tutte le campane, dando rilievo all'uomo e non al fenomeno. Farei in modo che il nome di questa città venisse associato di tanto in tanto al bene e non solo al male. Proverei a spiegare che sì, non è una città modello, ma è pur sempre casa nostra ed è il luogo migliore che ci è stato dato per vivere. Ma io non sono di Foggia, sono del Gargano. E finché non capiremo che anche il Gargano, come i Monti Dauni, sono Foggia, saremo ben lontani da poterci chiamare comunità. Sono Giuseppe Antonio Giorgione, sono iscritto al 5° anno della laurea magistrale in giurisprudenza e rappresento gli studenti nel senato accademico dell'Università degli Studi di Foggia per l'Associazione Studentesca Area Nuova. 5 anni fa ho deciso di investire su me stesso in questo territorio, rimanendo a studiare qui. Alla domanda che cosa faresti se abitassi a Foggia, io rispondo che se non ci credete, se non avete fiducia, andatevene, non abbiamo bisogno di voi. Ma se decidete di restare, combattiamo insieme la cultura della illegalità con la cultura della legalità, ogni giorno e con ogni più piccolo e quotidiano gesto. Ciao, sono Antonio De Santis, presidente del Comitato Genitori per Foggia. Ad ottobre abbiamo raccolto 2.000 firme per la sicurezza nelle strade. Inoltre abbiamo organizzato incontri formativi sul rapporto genitori-figli. La cosa più importante che vogliamo trasferire è la voglia di fare e di far bene nella nostra attività sociale e nel lavoro. Sono Katia Ricci, abito e sono di Foggia con la Merlettaia dal 93. Ci occupiamo di prendere cura della città, stimolando il senso civico e l'amore per questa nostra città, partendo da desideri, bisogni e relazioni, anche per costruire una convivenza armoniosa con i migranti. Abbiamo un progetto importante con Libera e le scuole sulle street art, sul tema giustizia e bellezza, perché è una città giusta e una città bella ed è questa la Foggia che vogliamo. Il mio nome è Alice Amatore, sono di Foggia e abbiamo costituito Ottavia. È un gruppo informale di giovani col presupposto di costruire quella rete di cui parla Italo Calvino nelle città invisibili e mettere insieme menti e realtà virtuose di questa terra per costruire processi di partecipazione dal basso e cercare di migliorare quella terra, questa città nella quale abbiamo deciso di rimanere e crescere. Sono Francesco e abito a Foggia, sono il responsabile in Puglia dell'associazione No Cap presieduta da Ivan Zanier e ci occupiamo di contrasto a caporalato. Proprio qui a Foggia abbiamo creato la prima filiera etica certificata, che vuol dire rispetto dei contratti collettivi nazionali, prodotti a chilometro zero, biologici, strumenti tecnici per il lavoro e trasporto pubblico. Sono Michele Clima, avvocato e professore a Foggia. Opero nella ricerca appassionata della storia della mia città e faccio confluire questa mia ricerca in un'opera appassionata che è quella del presepio. Il fare e il sapere si incontrano nella mia opera nel tentativo di combattere e sconfiggere povertà e degrado attraverso cultura ed identità. Ciao, sono Giusy Albano, sono un'imprenditrice e sono foggiana e ancora sono viva e non sono stata ancora sparata da nessuno. La mafia è qualcosa che vive non soltanto in questa città ma anche in tutti gli altri posti. Faccio parte di un gruppo che si chiama E Basta, che è composto da più di 9.000 persone e insieme cerchiamo di combattere la mafia, tutto ciò che non ci garba in questa città, ma che piuttosto invece, al contrario, vogliamo migliorare e vogliamo cambiare. Per cui dico alle Iene, se davvero portate bene, tornate in questa città e parlate bene. Per cambiare servirebbero le denunce di tutti quelli che pagano il pizzo. Ma voi, se abitaste a Foggia, cosa fareste? Si vive e si sente, lasciatemelo dire, uno spirito nuovo.
mafia e corruzione non possono nulla contro la forza di una comunità solidale che unita difende la libertà e la giustizia. Difendere la libertà e la giustizia vuol dire difendere la vita. La vita. Abbiamo camminato per la vita.